Un'iniziativa che riparte dopo 2 anni difficili dovuti alla pandemia. Sì, un'iniziativa che riparte dopo 2 anni di stop, 2 anni di doloroso stop, riparte con un entusiasmo enorme perché naturalmente siamo pronti ad accogliere più di 800 ragazzi, 32 formazioni solo per il primo torneo che andremo ad affrontare, il torneo Under 14, secondo Memorial Carlo Pizzorno, ma che quest'anno vedrà la nascita di altri 5 tornei internazionali, oltre a questo che porteranno gli avvenimenti fino al 5 di giugno. Un evento che ha una valenza sportiva ma anche sociale. Assolutamente sì, anzi diciamo che in questo momento qua l'aspetto sociale supera l'aspetto sportivo. E noi siamo stati sempre conosciuti a livello, posso dire, italiano e non solo, perché i nostri tornei coinvolgevano 4 continenti, quindi avevamo le rappresentanze di tutte le regioni, nazioni, soprattutto continenti. Quest'anno, causa Covid, naturalmente abbiamo dovuto ridurre il numero di partecipanti straniere, comunque sia è già un inizio che ci fa vedere comunque il futuro con un'altra visione, sicuramente. Finalmente, dopo 2 anni di stop, riparte appunto i tornei internazionali di Cairo Montenotte. Ricordiamo appunto che si tratta di tornei di football under 14 e quindi sono veramente giovanissimi futuri campioni. Perché dico così? Perché sicuramente da queste manifestazioni nascono proprio veri e propri campioni per il futuro. E quindi credo proprio che anche il momento di pandemia, dove appunto non si sono potuti disputare questi tornei, avesse sicuramente gravato moltissimo sul settore giovanile, per col grande rischio appunto di perdere grandi talenti sportivi. Siamo giunti alla 25esima edizione, sicuramente sarà una grande manifestazione che inizierà appunto il 22 di aprile e insomma sicuramente anche un grande insegnamento, diciamo, di quello che è il tessuto sociale. Perché senz'altro lo sport, soprattutto se praticato in età giovanissima, contribuisce sicuramente a rendere sicuramente una vita più sana e anche improntata verso grandi valori che soltanto appunto lo sport può ispirare. Aspetta, noi come amministrazione comunale ringraziamo la società Cairese che quest'anno, dopo 2 anni di stop forzato per il Covid, ritorna a fare il torneo internazionale. Non è un torneo, ma sono più tornei internazionali e fanno parte oramai della storia di Cairo. E al di là della valenza sportiva del torneo, quindi che è diciamo il fulcro del torneo, diciamo che la valenza sociale che rappresenta la Cairese questi tornei per i giovani, ed è anche una bellissima vetrina, perché diciamo che dal torneo internazionale negli anni sono usciti anche dei nomi di giocatori che sono poi approdati al calcio professionistico. Non dimentichiamoci mai, però, come ho detto prima, la valenza sociale dei tornei internazionali giovanili e di tutto il lavoro che c'è dietro da parte dei dirigenti della Cairese, che qua ringrazio, dagli allenatori, dalle famiglie. E al di là della valenza sportiva c'è anche, come ripeto, la valenza sociale. La valenza sociale di ricordarci di far crescere i nostri ragazzi in ambienti sani, in ambienti dove vanno a imparare quelli che sono i concetti fondamentali dello sport, quindi il rispetto, l'educazione, e per essere dei bravi ragazzi adesso, ma degli uomini e delle donne forti e diciamo pulite, tra virgolette, per il futuro.